Ciao ragazzi, sono tornato con l'ennesimo stupidissimo video! Nella nostra vita sono presenti diverse figure. Ci sono i parenti, ci sono i conoscenti, ci sono gli animali, ci sono quelli che ci stanno un po' sul cazzo, ci sono gli amici e ci sono i migliori amici. Perché questa differenza, De Carli? Perché mi sono trovato spesso in situazioni molto particolari. Perché appunto ci sono gli amici che si comportano come persone normali, poi ci sono i migliori amici che anche nelle situazioni peggiori si comportano in modo assolutamente particolare. Iniziamo subito con una scena base. L'entrata dentro casa nostra di un amico e l'entrata dentro casa nostra del nostro migliore amico. Oh, ciao Simo, guarda, ti ho portato una bottiglia di prosecco. Oh, bello, grande, la metto subito in frigo. Sì, permesso. Allora. Permesso. Oh, she work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she fine as hell, she bout the dough, she doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it look at the way she. Per non parlare poi di come si comportano nelle situazioni nelle quali noi dovremmo avere un po' di supporto. Che c'è? Gianni è incinta! Sono Gianni incinta? Sono disperata, non so che fa! Ah, yeah, ma che stai? Non fai come? Come è incinta? Dai, zio. Ma scusa, ma tu sei sicuro che lei sia incinta? Non lo so, perché è una settimana che non gli vengono! Vabbè, ma se magari diciamo, è un periodo molto stressante per me. Stamattina ho vomitato! Avrà bevuto ieri sera? No, ecco cosa. Ma scusa, allora facciamo una cosa. Pensiamo adesso, andiamo a comprare il test. Mio padre mi ammazza, me la. Andiamo a comprare il test, andiamo, andiamo a comprare il test, così ce l'abbiamo tutti sto dubbio. Andiamo. Gianni è incinta! Secondo Gianni è incinta? Sono disperato, non so che fa. Dai, vieni, ma che stai? Non fai. In giro con la carrozzina. Oh, no, oh no, mi hai messo incinta, no, lasciami stare. Oh, tutti al parco. No, non voglio stare. No. Scappare. Oh, oh, oh no, oh, quello che andremo a vedere adesso è come si comportano gli amici e come si comportano i veri amici nelle situazioni estreme della nostra vita. Non lo so, siamo in pericolo, non lo so, stiamo per morire, abbiamo bevuto troppo. E come cazzo si comportano questi? Cazzo, Simone, 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 piano, rispetto. Piano, piano, eh. Shh, shh. Non succede niente, non succede niente, un po' tacere. No, no, no. Piano. Mamma mia, nemmeno così. Ecco come si comporta il migliore amico. Oh, a scemo! Bravo, bravo, yeah! Con gli uccello! Mi hai lasciato Gianna. Gianna, mamma mia, pure questo qua. Vieni, siediti. Mi hai lasciato. Dai, Simone. Ma magari è una cosa soltanto che così, che provvisoria, no? Mi hai lasciato come una ragazza. Non so cazzi. Cioè, non so cazzi, ma non troverò mai più da così. Ma sì, dai, adesso usciamo, ci andiamo a fare un giro, ma non devi per forza essere fidanzato, no? Zio, a parte gli scherzi adesso, ci sono tantissime applicazioni qui per i cellulari, per rimorchiare, eh? Guarda. Questa si chiama la V. Guarda quante ce ne stanno qui intorno.
capirai, che sarà mai? Magda la lesbica mi ha tradito con Magda. Vabbè, il mondo è bello perché vario, no? Ah, immaginare, no, lasciami stare. No, sì. Dai, insieme a tanto ce la siamo scopata tutti quella. Diventando un orso. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, potete tranquillamente condividerlo ovunque voi vogliate, anche sulle spiagge, di voi. Adesso però da voi con un commento qui sotto voglio sapere una cosa: vi comportate spesso da migliori amici o se avete un migliore amico che spesso si comporta in questa maniera? Se sì, ovviamente voglio sapere come e quando vi è capitata una cosa del genere, perché voglio farvi due risate. Non mi resta che darvi un ottimo continuo di vacanze. Vi voglio bene, mi siete mancati tantissimo. Se vi va potete mettere un like qui sotto al video. E niente, ciao. No, resistire.